Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È già stato nostro ospite, attivista, scrittore, il suo ultimo libro è Non morirò stanotte. Ben trovato Karim, come stai? Bene, grazie di avermi invitato. Senti, ricordo brevemente la tua storia. Intanto stiamo vedendo, almeno io ho visto la copertina del tuo libro. Nel 2015 ti sei arruolato nell'unità di protezione popolare, l'esercito nazionale del Kurdistan siriano, con curdi e siriani hai combattuto per la liberazione di Kobane dall'ISIS. E ti chiedo con che stato d'animo stai vivendo questo momento, cosa ti dicono i tuoi contatti, insomma qual è la situazione in questo momento? Ok, vorrei fare solo una precisazione, non è un esercito nazionale. Poi vi spiegherò perché, se ci sarà il tempo di farlo. Come devo chiamarlo? Così mi correggo e poi me lo ricorderò. Sono delle milizie formate dalla popolazione civile locale che si sono armate per difendere le loro case. Nulla di più. Mm-hmm. Ecco, come mi sento? Mi sento come mi sono sentito le ultime due volte in cui la Turchia ha invaso questi territori, facendo delle pulizie etniche, cacciando dalle proprie case centinaia di migliaia di persone, una con l'operazione Ramoscello d'Olivo, in cui hanno invaso Afrin, un cantone, una regione a stragrande maggioranza curda, che era a stragrande maggioranza curda prima dello scoppio della guerra civile siriana, e sono stati sfollati, massacrati. Innanzitutto vorrei spiegare al pubblico chi sono questi curdi. Allora, vi ricordate quelle donne con le trecce inneggiate, queste donne eroiche e combattenti che hanno sconfitto l'ISIS? Ecco, le stesse donne inneggiate da tutto il mondo, da tutte le organizzazioni progressiste del mondo, destra, sinistra, a prescindere, queste donne sono state bombardate, uccise quando la Turchia ha invaso, cioè un paese membro NATO. Quindi mi stai dicendo, se ti servo divento eroe, quando non ti servo più mi dimentichi, questo è il tema? Questo è quello che è successo, questo è quello che ha fatto l'Occidente. Questi sono stati alleati, c'è un motivo se le bombe hanno smesso di scoppiare in tutta Europa. Se le bombe non scoppiavano più in Francia, in Spagna, Madrid. E il motivo era lì, adesso tu dici... hanno... Il motivo sono questi curdi che hanno combattuto l'ISIS, hanno sacrificato 10.000 tra i loro giovani ragazzi e ragazze per battere l'ISIS, per liberare Raqqa. E mentre combattevano l'ISIS ci hanno chiesto solo una cosa noi occidentali, che li guardassimo le spalle. E noi non lo stiamo facendo, tu dici. Fermo un attimo, Karim, perché quella guerra l'ha raccontata magistralmente Corrado Formigli, volto di questa rete. C'è un bellissimo reportage che è del 2014 tra i volontari curdi a Kobane contro appunto l'ISIS. È stato riproposto qualche settimana fa proprio da Piazza Pulita. Io ho piacere di farvene vedere una parte. I volontari curdi che difendono Kobane dalla furia dell'ISIS sembrano soldati della Seconda Guerra Mondiale. Vecchi fucili e bombe a mano. Niente giubbetti antiproiettile, niente elmetti. Al posto degli anfibi, scarpe da ginnastica. Tutte diverse. Voi venite con me. Va bene. Madonna. Quanti anni hai? 21. Per che cosa combatti tu? Combatto per i curdi, per la libertà, per le donne violentate dai terroristi dell'ISIS. Ci sono altre ragazze qui che si sono fatte esplodere per non cadere nelle mani dell'ISIS. Tu lo faresti? Sì, perché io sono una fedain e i fedain sono pronti al martirio. A pochissimi metri da qui c'è un terrorista dell'ISIS, dobbiamo rimanere pochi secondi. Il ragazzo sta usando un periscopio artigianale per vedere sopra i sacchi di sabbia dove si trovano i terroristi. Sono più armati di voi? O hanno le stesse armi? No, sono più armati di noi.
Non hai paura di essere sgozzato? Non hai paura di essere ammazzato da loro? Certo che ci penso. Ma noi questi criminali li batteremo, perché loro sono contro la religione. Perché cosa combatti tu? Qual è il tuo valore? L'IPG. Partito. I combattenti curdi. La questione curda. Per la libertà anche? Certo, anche per la libertà. Certo. Per la democrazia. La libertà, la democrazia. Guarda se... È la cosa più bella che c'è, la democrazia, vero? Ah, la scia, democrata io. Sì. Karim? Ecco, io... Formigli è stato 3 giorni a Kobane, pochi minuti sul fronte per girare quelle riprese, ci sono stato 3 mesi sul fronte. Quei ragazzi che appaiono in quei video l'ho conosciuti tutti in maniera intima e vi posso dire che sono morti tutti. Chi non è morto combattendo l'ISIS è caduto sotto le bombe turche, che erano anche bombe italiane, perché la Leonardo, che è una compagnia italiana, aiuta i turchi a costruire elicotteri d'attacco, il modello ATAC. E quegli elicotteri hanno ucciso molti di questi combattenti che vedete, che avete visto su quelle immagini. È una cosa davvero tragica. Io, per chi non mi conosce, io ho avuto un ruolo molto importante di comando dopo Kobane. Sono stato uno dei pochi comandanti internazionali e ho avuto combattenti sotto il mio comando che sono arrivati da tutto il mondo, volontari. E molti di questi sono morti sotto le bombe della Turchia. Quello che voglio dire è... questo popolo noi li dobbiamo tantissimo, non solo per l'Isis, ma li dobbiamo tantissimo perché guardano a noi, per la democrazia. Si sono fatti ispirare dagli stessi modelli che hanno ispirato le nostre democrazie occidentali e vengono puniti per questo, non solo dall'ISIS che l'ha attaccati, ma anche dalla Turchia. Allora, fermati un attimo, Karim, voglio sentire gli altri ospiti, perdonami.